Un presepe allestito nella piazzetta fuori dagli schemi, questa l'idea iniziale del Comitato di Quartiere Provvidenza San Giuseppe in occasione delle festività natalizie e che è stata poi tradotta dall'estro artistico di Antonio Alberto Foresta nella Famiglia Universale, il nome dell'installazione realizzata in una sola giornata con il coinvolgimento anche di migrantes e che rappresenta la natività avvolta in coperte termiche. Una famiglia tratta in salvo dal mare, in questo caso un mare fatto di tessuti, caratteristica spesso presente nelle installazioni dell'artista, originario di San Cataldo ma che attualmente vive a Caltanissetta, città in cui ha lasciato in passato anche altri segni del proprio talento permanenti o temporanei, come in Via Leone XIII o ancora Pace Nostra nel 2020 nella Salita Matteotti e Famiglia nel 2021 sul Monte Sabucina a Santa Barbara. È una natività un po' particolare, diversa dal solito. Ho accolto l'invito di Marco, insomma, a realizzare un presepe, era questa la richiesta principale. In realtà poi ho deciso di raccontare una storia, un po' come faccio spesso nelle mie installazioni, ed è una famiglia di oggi, una famiglia che arriva dal mare e viene subito accolta con queste coperte termiche, quindi piuttosto che avere classici vestiti e vestiari della Madonna o di San Giuseppe Bambino, qui sono dei migranti e quindi ecco, è un racconto di oggi. E poi il tutto su un mare di vestiti, che è un po' il tratto stilistico, insomma, di ciò che realizzo spesso io. Ho semplicemente raccolto, con l'aiuto anche di migrantes, tutti i panni, vestiti, abiti, stoffe, e poi non l'ho neanche selezionato, ho voluto proprio bloccarle così per come mi erano arrivate. L'ho realizzato peraltro anche insieme a alcuni bambini curati da Migrantes, che ieri pomeriggio mi hanno aiutato a legare e cucire tutte le stoffe. La natività di Antonio Alberto Foresta potrà essere ammirata nel quartiere Provvidenza sino al 6 gennaio. Vediamo che in qualche modo i volti non sono visibili, sono coperti, perché rappresentano persone. Una storia non è obbligatoriamente la storia di qualcuno, ma è la storia di tutti. E questo è un po' il messaggio che mi piace sempre mandare ed è quello su cui in qualche modo mi batto, ecco, di poter esprimere.